Un pareggio che forse non soddisfa nessuno, ma che al tirar delle somme è probabilmente il risultato più giusto. Finisce in parità 2-2 il derby del Rubens Fadini fra Giulianova e San Nicolò, un derby che ha visto comunque due squadre affrontarsi a viso aperto e cercare fino alla fine la vittoria. La divisione della Posta lascia le due formazioni a cento classifica in vista di un turno, quello di domenica prossima, che vedrà la squadra giallorossa recarsi a Matelica e i biancazzurri di Massimo Epifani ricevere il Celano. Dopo l'iniziale fase di studio c'è al settimo un grosso brivido per il Giulianova quando su tiro cross di Chiacchiarelli, Ferrante nel tentativo di rinviare, per poco non segna il più classico degli autogol chiamando falso al miracolo. Al nono ancora ospiti pericolosi con un colpo di testa fuori misura di Iaboni. Il Giulianova non è pervenuto e così al 17° sono ancora i biancazzurri a pungere, ma sulla punizione di Iaboni Gabrieli riesce di testa solo a sfiorare il pallone dinanzi a falso che non può nulla poi al 18° su conclusione angolata ancora di Iaboni. Per i ragazzi di Massimo Epifani non c'è neanche il tempo di esultare che sul capovolgimento di fronte Calabuig di testa su angolo di Mariani ristabilisce la parità. I padroni di casa si destano e spostano il baricentro in avanti. Al 25° è Mariani da posizione angolata a mettere a lato. I biancazzurri ospiti non stanno a guardare, alla mezz'ora dopo una bella azione personale Santoni ad alzare sopra la traversa. Le emozioni non mancano e al 35° c'è un fallo in area giuliese di Calabuig su Santoni. Per l'arbitro è il rigore che Iaboni trasforma segnando il secondo gol personale e riportando in vantaggio la sua squadra, che però non riesce a tornare negli spogliatoi in vantaggio visto che al 47° c'è ancora un penalty, questa volta per i padroni di casa, con Gabrieli che atterra Nassi. Dal dischetto Mariani fa 2-2. Nella ripresa al secondo c'è una traversa subito di Iaboni con la risposta affidata al settimo a Gaetani che in area alza troppo la mira. Il match si mantiene vivo ed equilibrato. All'11° i locali chiedono ancora il rigore con Dorazio che forse tocca con la mano ma con Minafra che lascia però proseguire. Il Giulianova ha l'occasione per passare al 20° ma su Nassi Di Gifico è reattivo, così come al 22° sul colpo di testa però centrale di Calabuig. Nel San Nicolò Iaboni è scatenato e al 26° ci vuole tutta la bravura di falso per negargli il tris. Il finale di gara è ancora equilibrato ma i gol non arrivano e al triplice fischio finale dell'arbitro romano la festa è solo a metà. Giorgini, un primo tempo di marca ospite, poi nel secondo tempo è uscito fuori il Giulianova, potevate vincere ma nel primo tempo avete rischiato anche di perdere e di subire altre reti. No, se perdevamo il San Nicolò non aveva rubato niente. Il primo tempo noi è stato anche demerito nostro, grandi meriti del San Nicolò, però demerito nostro specialmente quando riconquistavamo Parma, nel senso. E quindi secondo tempo invece la squadra ha giocato bene, discretamente. Dai. Pareggio che cambia poco in classifica, insomma oggi i tifosi forse si aspettavano una vittoria dopo il KO di Campobasso, però il San Nicolò ha dimostrato di essere squadra di valore. No, San Nicolò sta facendo un ottimo campionato, ha vinto l'anno scorso il campionato, quindi è una squadra che già gioca insieme con lo stesso allenatore, ma noi guardi, ti dico la verità, sarà strano dire una cosa del genere, noi domenica forse abbiamo fatto la più bella partita del campionato, è stato bravo il loro portiere. Quindi, però sono rimasto più soddisfatto l'anno domenica, mi è dispiaciuto per la sconfitta, però il primo tempo abbiamo macinato lì il campo, oggi il primo tempo eravamo addormentati. Epifani, grande primo tempo del San Nicolò, ha detto Giorgini, se avesse vinto la squadra ospite non avrebbe rubato nulla, rispetto a domenica scorsa oggi si è vista tutta un'altra squadra. Vabbè, ma il mister mi vuole bene. Io oggi era, apro e chiudo parentesi, per me è una grande emozione giocare contro un allenatore che mi ha allenato e che mi ha voluto tanto bene. Per quanto riguarda la partita, noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, non un grande primo tempo, ma al cospetto di una partita negativa come domenica scorsa. Io volevo questo dai ragazzi, volevo rimetterla in carreggiata, ci siamo riusciti, ma solo spessore dei ragazzi che ho nello spogliatoio ed è stato un incidente di percorso che tante volte fa anche bene. Logico che chiudere la partita l'abbiamo chiusa in vantaggio perché il rigore, credo che l'avete visto tutti, era secondo me molto molto dubbio, però poi abbiamo il secondo tempo, abbiamo anche saputo soffrire, abbiamo avuto un'occasione con De Santis su ribattuta che ha tirato a botta sicura, però la squadra è viva, la squadra sta facendo un campionato in linea per quello che dovevamo fare, perché se andiamo a analizzare le prime 12 partite noi abbiamo incontrato tutte le squadre più forti di questo campionato e credo che la nostra classifica forse manca qualche punto.